Quando mi si chiede com'è nata questa scelta di essere attrice, io non so cosa rispondere perché in realtà penso di non aver mai scelto, cioè penso che sia stata una cosa naturale della mia vita. Non ho mai smesso di giocare, forse, da quando ero piccola, per cui non c'è stata interruzione nel gioco. Certo, poi la decisione è stata quella di partire da un paese del Friuli, dove mio padre è napoletano, appunto, aveva sposato una friulana. Partire da lì e andare a Roma a fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Credo fortemente che la parte napoletana sia quella proprio più profonda che mi ha portato a giocare, ecco, perché ovviamente la cultura di mio padre, la cultura di Edoardo, di Totò, delle canzoni napoletane, dell'opera al San Carlo. Quindi questo mondo mi ha sempre attratto come un mondo di rappresentazione. Mi piaceva l'idea di rappresentare, insomma, di essere dall'altra parte della platea, diciamo, dietro al sipario. Il teatro che noi avevamo visto era un teatro anche bello, c'era un teatro classico, noi vedevamo recitare insomma, Romolo Valli, vedevamo Edoardo De Filippo, quindi, ma improvvisamente questa nuova lettura dei testi, questo rovesciare tutto, questo portare un'ironia dentro la recitazione, anche queste scelte sempre così libere che lui ha fatto, perché si andava dal teatro barocco dell'Andreini al teatro elisabettiano di anonimi elisabettiani. Quindi la possibilità che il teatro fosse tante cose, si potessero leggere i testi in molti modi. Quello che secondo me lui ha lasciato poi di più a me è che comunque l'attore è il protagonista là sopra, nessuna regia, nessuna macchina teatrale può ucciderlo. Un teatro fatto solo di macchine e di lettura dei testi o di rovesciamento dei testi non porta a niente. Conobbi Martone in teatro perché mi chiamò per un Wojciech e fu uno spettacolo in cui io poi facevo il dottore, per cui insomma, nel senso che era comunque un teatro diverso da quello che io avevo sempre fatto, che feci anche per curiosità, senza essere proprio, lo dico sinceramente, convinta di questo teatro, tanto che gli dissi che sarebbe stato bravissimo al cinema. Vedendo questo suo modo di fare teatro, dove era così importante l'immagine, la costruzione, la bizzarria, pensai che forse il cinema era la strada, la sua strada, la strada che doveva intraprendere. E facemmo il primo film, che fu il matematico napoletano, poi da lì L'amore molesto, Teatro di guerra, che è stato visto di meno, ma che secondo me è un film molto importante, anche proprio il tema è sempre il teatro. Tony Servillo era un attore del gruppo, diciamo, dei Teatri Uniti, quindi l'ho conosciuto attraverso Martone, l'avevo visto recitare con Leo De Bernardinis. E facemmo questa scena teatrale della Bisbetica Domata nell'Amore Molesto. Recitammo insieme e ci dicemmo noi dobbiamo fare teatro insieme, proprio venne come un'altra cosa naturale, come sono le cose più importanti, insomma, è un fatto anche di intendersi, no? Di intendere lo stesso modo di recitare, la stessa voglia di crescere insieme, di scambiarsi delle cose. E così nacque
Il Marivaux è sabato, domenica e lunedì. È un regista, non, innanzitutto ha un grande rispetto degli attori. Forse il fatto che lui sia innanzitutto attore sa benissimo tutto quello che può passare nella mente e nel cuore di un attore che si trova alle prove. Capisce benissimo, per esempio, che con la dialettica, con la passione e non certo con l'autorità, si possono creare delle cose molto importanti. Ci sono sempre spettacoli più felici e meno felici, e certi felicissimi, per cui quelli che sono stati spettacoli felici sono anche spettacoli dove uno sente che è successo qualche cosa, no? Io so, posso ricordare con Carlo Cecchi, Ritter den Vos, di Thomas Bernhard, posso ricordare Edda Gabler con lui, posso ricordare Le tre sorelle con Otmar Krejcia, questo grande regista cecoslovacco, posso ricordare, vabbè, Ronconi all'inizio e Ronconi anche quando feci questo spettacolo di Herman Brock, anche lì testo veramente sconosciuto, delirante, di grande divertimento. Comunque forse quello che più mi ha segnata perché io non avevo mai recitato in napoletano, non avevo mai recitato Edoardo, per cui Edoardo era per me una cosa che non mi sarebbe mai accaduta. E invece è successo, ed è successo in uno spettacolo che era tutto felice. Ho troppo riso perché quando, non so, feci sabato, domenica, lunedì, uno scrisse: ma perché non farla fare una napoletana a una napoletana? Quando feci uno spettacolo in Veneto con Servillo, mi dissero: ma perché far fare una veneta a una napoletana? Cioè, entrambi si accorgevano che io non parlavo la mia lingua, quindi ognuno vede ciò che vuole.